Eccoci qua, tu ti aspettavi un cordiale saluto e agli amici, no. E invece ho detto eccoci qua, rieccoci qua. Siamo dopo tornati un po' di tempo perché eravamo in zona rossa, anzi sì. Adesso che guardo come sei vestita, tu sei vestita di rosso, cioè non so se natalizio oppure dedicato alla zona rossa. Allora, era il mio maglione natalizio perché tra l'altro ha fatto caldo, poi ha fatto freddo, nel frattempo non siamo riusciti a raccontare ai nostri ascoltatori. Non sei riuscita a ho rimesso i maglioni invernali. A trovare una maglietta arancione. No, arancione no. E quindi hai proposto di nuovo il rosso. Però diamo un cordiale saluto per piacere, Roby. Un cordialissimo saluto a tutti i nostri radioascoltatori con i quali ci scusiamo perché non siamo andati in onda nelle settimane passate, proprio come dicevamo prima, in virtù del fatto che eravamo zona rossa. Per noi questo, diciamo, non è un lavoro, ma esatto, è un volontariato, per cui non avevamo giustificazione, no, scolastica da libretto per venire in radio. Potevamo scrivere nell'autocertificazione passione, però potevamo anche, esatto, no, nell'autocertificazione non c'era niente che ci giustificava. No, per ora no. Ma abbiamo atteso, abbiamo approfittato per fare altre cose, immagino. Certo. E oggi finalmente siamo qui. Siamo tornati. E non abbiamo nessuno da intervistare. Non è vero, non è vero. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, mi permetto di dirlo. Addirittura. Non ce l'abbiamo in collegamento telefonico. Ma è proprio qua in studio ciò. È già in studio, E sono estremamente onorata di riintervistare per la seconda volta il nostro Roberto Giannese. Eccolo qua. Ma robe da matti. In realtà dopo sono stato io che ti ho chiesto. Intervisti. E invece a me piace un sacco intervistare. Tu sforni libri che mamma mia, come facciamo a fermarti, Roby? Adesso mi sono fermato automaticamente perché ne ho fatti due in realtà che raccoglievano 9 anni di roba e quindi... Beh, ma il prossimo sarà la prossima estate? Tra nove anni, no, Giacomino è troppo grande dopo, dai. Esatto, però dai, visto, allora prendiamo l'occasione di parlare di questo. Sì, parliamo l'occasione di parlare di questo nuovo libro di Roberto Giannese che si chiama Urbex Portraits, che sia inglese. Vedi, sì, no, è... cos'è? Esperanto. Esperanto. Come dice qualcuno. Diciamo Alivio. E adesso ci telefonerà e ce ne dirà quattro. E Roby quindi ha pubblicato un altro libro molto carino che in realtà è un fotolibro. Perché è un fotolibro la stavolta. Passione siccome è sempre avevo quella. Fatto troppi errori di scrittura nel precedente. Allora ma no, non è vero. Ho detto scrivo poco, no? E chi poco scrive poco sbaglia. La prossima volta ti correggo tutto io, va bene? Sì, ecco, prenotato. Sono già pronta. E quindi, insomma, Urbex. Urbex, restiamo nel tema dell'Urbex, certo. Solito quindi dei posti abbandonati, sì. Visita, come abbiamo spiegato per chi ha seguito nella precedente edizione, nella precedente intervista. Che rimanderemo ovviamente così rimaniamo aggiornati. Mettiamo un link anche qui sotto, diciamo, per chi ci vede. Certo. E che era diario di esplorazione urbana e che era praticamente la mia esperienza sui luoghi abbandonati, parlando dei luoghi stessi, della storia, con tante curiosità e aneddoti legati alla mia esperienza di visitatore, di fotografo di questi posti. E invece questa volta ti sei concentrato sui ritratti. Ho avuto modo di fare in questi luoghi abbandonati, sempre nel corso degli anni, e per cui ne è scaturito, diciamo, questo piccolo fotolibro che si chiama Urbex Portraits, ritratti in luoghi abbandonati. Ok, ed è in realtà ad un anno di distanza, come raccontavi prima, sì, dal diario di esplorazione urbana. Esatto, arriva un anno dopo. La domanda che ovviamente mi è scattata finché guardavo tutte queste bellissime foto, tra l'altro con delle bellissime ragazze, quindi insomma, sì, poi daremo tutti i vari link per poter entrare in contatto con questo bel libro. La domanda era la mia, ci sono degli autori che ti hanno ispirato nella realizzazione di questi scatti? Allora, non ci sono autori particolari perché è una cosa che sentivo, un desiderio che sentivo dentro di me, insomma, una cosa che mi ero immaginato da tempo, anche prima di iniziare a fare le esplorazioni urbane, no? Di visitare i posti abbandonati, perché cercavo proprio i posti abbandonati allo scopo di poter fotografare, fare delle foto di ritratto, in genere di modelle, quindi all'interno di questi posti che sono decadenti, sporchi tante volte, sì, l'abbiamo visto. Per mettere appunto in evidenza un contrasto, no? Tra
quella che è magari una modella vestita bene, eccetera, con un bel vestito, e invece questi posti luridi, sporchi, che sono in stato di abbandono da tanti anni. Fra l'altro mi sono accorto che ultimamente è una cosa che sta prendendo molto piede, perché vedo continuamente su Instagram che nascono pagine, ci sono fotografi che realizzano questa tipologia di scatti. Se proprio devo richiamare due fotografe che ho incontrato nel mio cammino di appassionato di fotografia, sono due donne. Citerei qui la Francesca Woodman, di cui abbiamo una diapositiva cartacea, che ho portato un libro suo che mi ha sempre appassionato, sia come artista sia anche la sua storia di fotografa, perché lei era una fotografa americana ma ha passato anche parecchio tempo da noi in Italia. Per chi, ecco, fosse interessato, trova tantissime cose anche su YouTube riguardo la sua storia, la sua vicenda personale, perché lei fra l'altro ha attraversato un percorso sì fotografico, artistico, però dopo l'ha condotto a una depressione e anche alla fine alla decisione di togliersi la vita in giovanissima età, nel 1981, poco più che ventenne. Quindi dietro a tutto, alla Woodman, c'è tutto un discorso di una trasmissione del suo messaggio, di una sua interiorità molto forte. Poi citerei anche Deborah Turville, che è invece una fotografa americana. Lei fotografava per Vogue, è mancata qualche anno fa, nel 2013, è nata come modella ma poi ha iniziato a fare la fotografa, e la stimo tantissimo. Un suo libro che vorrei acquistare The Fashion Photography, ma ecco, regalo di compleanno, ve lo dico, regalo di compleanno attesissimo. Ho guardato le quotazioni, insomma questo libro qua va dai 340 ai 500 euro, è un grande regalo. Facciamo una colletta. Esatto, però per dire che anche questa è una grandissima fotografa, e lei ambientava, un po' stravolto, no, quello che era il concetto delle sfilate, delle foto di moda, perché ha iniziato appunto ad ambientare in queste scene un po' misteriose, annebbiate, modelle un po' dallo sguardo triste, no? Rendendo tutto più misterioso. Comunque, ecco, questo libro che ho citato prima c'è anche su YouTube, e poi su YouTube sempre si possono vedere delle foto che lei realizzava in questi contesti, qualche backstage. E mi ha proprio incuriosito anche il fatto che lei non era attrezzatissima. Adesso parlo per chi è un fotografo esperto e che utilizza magari tantissimi flash, bank, softbox, no? E ho visto dei set dove lei tranquillamente utilizzava una macchina fotografica, luce naturale e il contesto, e lei creava la scena. Ecco, c'era il MUA che sarebbe il make-up artist, che metteva a posto le modelle, quindi non era da sola, e basta, no? Quindi queste foto che poi diventavano foto pubblicate addirittura su Vogue, quindi su riviste importantissime, straordinarie. Che poi negli anni ho visto che anche comunque le sfilate di moda si sono più orientate verso la natura, un po' anche il luogo abbandonato, sì. Cioè probabilmente ha creato una sorta di ispirazione alla moda poi. Sì, lei ha creato anche dei precedenti che poi sono stati ripercorsi da altri fotografi, da altri stilisti, appunto, che vogliono creare così delle ambientazioni particolari, quindi le ex fabbriche, come abbiamo avuto modo di vedere, ville diroccate, insomma, esatto. Se ne trovano tantissime al giorno d'oggi, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Vedevo anche tantissimi video di artisti, no, di musicisti che sono realizzati all'interno di questi posti. Sono bellissime. E dove sono state realizzate le foto che troviamo in questo libro? Ecco, se ce lo puoi dire, Roby. Allora, sono diverse location. Un posto che ho utilizzato più volte è l'ex psichiatrico di Granzette, perché per questioni di vicinanza, appunto. Certo. E ho utilizzato diverse volte quando si poteva, perché adesso c'è un'associazione che gestisce il parco e che organizza mostre, no? Quindi è diventato praticamente di loro gestione, certo. Dovrei magari fare una richiesta, eccetera, però prima invece era facile entrare, e quindi lì l'ho utilizzato più volte. Però
Poi c'è stato anche dei, ci sono stati dei posti dove ho visto, sono andato con la modella per la prima volta e abbiamo realizzato lì le foto. E anche un posto che non avevo mai visto prima, così, che non sapevo chi avrei potuto incontrare all'interno, quindi anche quello è stato un po' rischioso, ecco, perché da un certo punto di vista, insomma, però non sono, ho visto che non sono l'unico che lo fa, insomma, ci sono anche altri artisti, sono dei coraggiosi. Certo che se tu conosci il posto e sai gestirlo, conosci l'ambiente, sei più tranquillo e tutto, quindi è vero che non sai mai però chi c'è all'interno, sì, e sì, cosa quindi può capitarti, perché come parlavamo anche l'altra volta, mi raccontavi insomma che trovi chiunque e qualunque situazione all'interno. Sono posti che adesso iniziano ad essere frequentati magari da persone, da immigrati che non hanno posti dove, dimora, andare, chiaro, dimore fisse, e quindi li utilizzano come, ecco, loro dimora, questi posti. Certo, ma le modelle, perché sono tutte delle gran belle ragazze, no? Non penso le conoscerai tutte quante di persona, come le hai contattate? Ecco, lì non è stato semplice, a parte un gruppo Facebook, non lo so. Ci sono dei gruppi dove ci sono modelle, diciamo che c'è tutto un sottobosco, diciamo, di così, un sottosuolo, tra virgolette, no? di ragazze che sono appassionate di farsi fotografare, cioè hanno la passione di far da modelle. In questi luoghi, perché come ovviamente prima ci dicevi, sono luoghi un po' particolari. Sono io ad esempio non sarei una modella da luoghi abbandonati. Esatto, quindi sì, ho trovato in questi gruppi fotografici anche delle modelle che avevano delle propensioni e che avevano già fatto esperienza di foto in contesti abbandonati. Però ecco, non è stato facile, perché appunto devi presentarti, devi chiedere la disponibilità, devi avere molto tatto, insomma, e devi fare in modo di rendere l'incontro, ecco, qualcosa di rassicurante per loro, insomma. Diciamo che c'è una fiducia che si deve instaurare molto alta comunque. Appunto, sì, cioè deve essere una fiducia reciproca, perché effettivamente, soprattutto dalla modella, da parte della modella appunto, che si approccia al fotografo, e perché già il luogo è particolare. Poi tante volte mi è capitato di essere da solo, no, certo, di entrare tu e lei, quindi devi metterla al massimo del proprio agio. Sì, e magari non vi siete, cioè vi siete conosciuti per questa cosa, nel senso che magari siete due persone che non si conoscono. Esatto, è capitato anche quello, no, che ci eravamo conosciuti solo tramite i social e poi ci siamo trovati lì sul posto dove dovevamo scattare per la prima volta. Quindi ecco, anche una cosa che consiglio è una volta che si ha magari confidenza con qualche modella, di utilizzare, no, sempre più volte la stessa, perché così si instaura un rapporto migliore di confidenza, insomma, tra il fotografo e la modella, tutto viene più naturale. Certo. Hai delle modelle che preferisci rispetto ad altre? No, non ho a parte la propensione ovviamente per luogo abbandonato, che deve essere fondamentale. Sì, quello, perché sì, ci vuole un po' di coraggio, dopo, un po' l'avventura. Se dici fisicamente, no, sono tutte delle gran belle ragazze comunque. Sì, no, indubbiamente, insomma, ognuna con le sue caratteristiche, ma il bello è proprio quello, no, che esatto. Dopo non realizzo, ecco, foto di nudo, anche perché diciamo che non mi interessa la modella magra o bella a tutti i costi, anche perché in ogni persona c'è una bellezza che deve essere scoperta, secondo me, e messa in risalto dal fotografo. Poi c'è da dire che la modella in questi ritratti non è mai l'assoluta protagonista, no, come persona, ma lo è in relazione al contesto in cui si viene a trovare. Tante volte, ecco, protagonista è l'outfit più che ho visto che ci sono degli abiti molto belli, è la scena che si deve creare. Quindi si cerca di creare un perfetto equilibrio tra l'ambiente, la modella e l'outfit. Ecco, tante volte lascio soprattutto le prime volte che sia la modella a scegliersi l'outfit, in modo da metterla a proprio agio, e altre volte, insomma, propongo io qualcosa.
Tante volte ho fatto anche degli schizzi, no? Avevo delle idee su come realizzare le foto in un certo posto, e altre volte tutto è nato un po' casualmente. Addirittura una volta dovevamo andare in un posto e poi invece questo era inaccessibile. Ah, vedi. Abbiamo cercato sulla mappa dei posti abbandonati che ho io e ci siamo avventurati. E abbiamo cercato appunto un altro posto che ci poteva sembrare più tranquillo, no? Questo è il caso di Villa Miari nel Vicentino. Okay. E siamo andati lì, insomma abbiamo creato l'ambientazione, tutto è nato un po' all'improvviso. Molto belle, a me piacciono molto perché ci sono veramente abiti, tra l'altro io, essendo donna, insomma vengo attratta anche un po' dagli abiti di queste modelle, perché ci ecco, sono questa ad sì. esempio della sposa, della casa della sposa, questa con è la casa della sposa, Alessandra, bellissima. Esatto, e, lei ecco è una fotografa anche lei, che è anche portata però a porsi come soggetto da ritrarre, e fra l'altro è amante anche lei di cose un po' gotiche, misteriose, quindi si è fatta il trucco da sola. Vedo, vedo. Anche lì siamo partiti da casa con lei e il suo ragazzo, insomma la mia compagna, e in macchina già truccata, quindi pensa se mi fermava qualcuno. Abbiamo avuto paura che ci fermassero e fatalità, abbiamo trovato una pattuglia della polizia, che c'era una gara di ciclismo in corso. Sì. Abbiamo un po' temuto che ci fermassero, ma lei su un momento abbiamo fatto un escamotage, insomma si è girata un po' verso noi che eravamo seduti dietro, insomma non ci hanno fatto caso o cosa, comunque siamo riusciti a passare ad arrivare sul posto. Molto bello, ma qualche aneddoto, a parte questo di Alessandra, dell'aneddoto con la che ci hai appena raccontato, qualche altro aneddoto che ti è capitato durante la realizzazione delle foto? Allora, incidenti di percorso? Sicuramente tipo... l'incidente più grave, insomma, tra virgolette, è stato che stavo fotografando dentro una stalla abbandonata nel 2013 e ha ceduto il pavimento, sotto c'erano dei travetti di cemento, e per dove defluiscono appunto le deiezioni degli animali, e ho visto che all'interno della stalla in qualche parte mancavano questi travetti, no? C'erano dei buchi, però non immaginavo che potessero cedere così facilmente sotto il mio peso. E che ti è successo, Roby? Allora sono rimasto incastrato e mi sono fratturato la spalla. Ecco, però questo non ti ha impedito di andare avanti? No, assolutamente. Cioè, scherzo, ho finito il set quel giorno lì. Sono venuto a casa un po' ridendomela, perché mi faceva male. Ti è andata bene, esatto. Comunque. Tutto sommato era andata bene, poteva succedere anche alla modella magari, no? Che si facesse male ed era peggio. Tra l'altro sfogliando, perché sono veramente bellissime, ci sono tantissimi tacchi a spillo, che in un luogo un po' abbandonato diventa complicato anche per loro. Immagino che avessero la doppia scarpa per riuscire a spostarsi più rapidamente. Avevano delle scarpe più comode, naturalmente, e indossavano quelle solo al momento di scattare. Bravissime, bravissime. Ma dove possiamo comprarlo questo meraviglioso fotolibro? Allora, vabbè, non è che ci siano tanti posti. Basta uno, Roby. Basta andare... Sul mio sito, sul blog Sbilanciamento del Bianco, sì. Che l'indirizzo è sbilanciamento.blogspot.it, e da lì insomma si può acquistare direttamente facendo un pagamento online, oppure potete contattarmi direttamente tramite la mia pagina Facebook e lì vi dico come fare per il pagamento, e poi farò la spedizione. Va bene, allora io ce l'ho già, perché ovviamente l'avevo già. Poi lo mostrerai un pochino, si potrà mostrare un pochino, dopo lo sfogliamo un po', sì. Dopo lo sfogliamo un po'. Io lo consiglio perché è veramente molto bello, tra l'altro delle bellissime, bellissime ragazze, delle bellissime fotografie. Ah, come ecco, dici, volevo chiederti, sì, io ho una foto preferita, mm-hmm. E volevo sapere da te se hai una foto preferita, ovviamente. Ecco, quella lì che piace a te è proprio stata realizzata all'interno di Villa Miari, dove c'è questa bella scala di marmo, di cemento. Molto bella, che è anche la copertina della... La scala a chiocciola, esatto, la copertina del libro, e c'era la ragazza con l'abito rosso.
corso ho detto posizionati lì, perché ricordava un po' la sezione aurea, questa composizione è molto bella, ha una bellissima proporzione. Ecco, fatalità, tante volte appunto le foto, anche le foto di ritratto più che gli effetti, no? gli strobisti eccetera, è importante la composizione, no? Per rendere efficace una fotografia. Poi sai, magari anch'io le sbaglio le composizioni, non è che sia, però c'è sempre una ricerca, no? Perché non si è mai arrivati, altrimenti non avresti neanche lo stimolo per continuare se non fosse una continua ricerca. Esatto. Bene. A me invece piace una foto che, no, mi piacciono tutte, insomma, in sostanza ho fatto una selezione, però sempre dentro all'ex psichiatrico. Ho realizzato delle foto, e se vedi c'è una modella che si vede un po' in trasparenza, tipo fantasma, no? Ah, sono quelle doppie? Sono quelle che le due ragazze che si fanno un po' da specchio. Esatto, che ce n'è una dove lei ha le spalle e l'altra è appoggiata allo stipite della porta, sì. E lì in pratica è stata scattata ovviamente con il cavalletto, quindi nessun effetto di Photoshop, ma con il cavalletto. Ah, eccola là, quella lì. E praticamente una delle due ragazze rimaneva lì pochi secondi, poi si spostava immediatamente, la macchina fotografica non registra il movimento che lei fa, registra solo l'immagine in cui è stata ferma, i secondi in cui è stata ferma, quindi tu non vedi il movimento che lei ha fatto, perché la macchina appunto non ha il tempo di registrarlo. È un po' come il daguerrotipo, no? Andate a vedere Louis Daguerre, la foto che ha fatto ai Campi Elisi, sì, dove la piazza è vuota, sì, tranne il lustrascarpe. Se voi guardate quella foto lì, che è del 1839, e l'unica persona che vedete ferma è questa persona che si stava facendo pulire le scarpe. Ed era ferma. Le altre persone che si muovevano continuamente non rimanevano impresse nel fotogramma, nella lastra. Oh, mamma mia, fantastico. Una lexio magistralis, ecco, di fotografia, sì, anche oggi. Magari. Va bene, dai. Belle, bellissime, quindi lo consigliamo grazie, ovviamente. Questo spazio che ci siamo concessi, sì, oggi per il rientro ci siamo concessi questo. Bene, facciamo un momento di pausa musicale, esatto, e poi ci ritroviamo qui ancora con Ponte Radio. Molto bene, a dopo. A dopo, ciao. Rieccoci qua, ben ritrovati. Non so se la canzone sia stata tagliata per un problema tecnico, comunque è i così. I pinguini tattici sono sempre... I pinguini tattici nucleari, ridere, perché poi anche quando ti scattano la foto dicono ridi, cioè cheese, no? Ma ridono spesso le tue modelle? No, perché sennò... Cioè, serie, serissime. Esatto, è tutta... È tutto cupo, è tutto serio, tutto... infatti non puoi non ci sta a ridere in un luogo abbandonato, no. Non c'è niente da ridere, come il famoso film con niente da ridere. Chi era la Fabrizi e Verdone, no? Wow. Va nella scena famosa che entra nel cimitero e c'è sta uno che si chiama Riso, Sorriso. No, dai. Sì, e dopo c'è il custode del cimitero che dice: qua non c'è niente da ridere. Così, serissimo. Serissimo. Va bene, cominceremo a ridere un pochino, perché ci sono finalmente qualche evento. Sulla carta c'è. Dopo qualche evento sulla carta. C'è l'idea, insomma, c'è anche il fatto che tanti hanno speso dei soldi per allestire le mostre che sono ancora chiuse. Riapriremo, io immagino. È il caso della mostra a Palazzo Roncale, no? Che esatto. Stiamo aspettando, quando Gigli, la Callas e Pavarotti continuano a darci notizie su come sarà, come verrà allestita, sulle tante cose che troveremo. Abbiamo avuto modo di dirlo anche noi più volte in radio. Certo. Questa mostra, che dovrebbe essere già stata aperta e dovrebbe durare fino al 4 luglio, e che però non... Finché siamo a Arancioni. Esatto, quindi si spera appunto in una proroga. E perché comunque noi vedere. Fino al 30 aprile teoricamente siamo Arancioni. Oppure c'è qualche news per cui... No,
tu che sei nell'ambiente, Roby? Quando è la scadenza? Credo sì, il 30 aprile che io sia, ricordo, non prima. Mi sembra di ricordare che il PCM andava fino al 30 aprile. Il 30 aprile, esatto. Però dopo non sapremo se sarà di nuovo zona arancione o se saremo gialli. Ma sbaglio o c'era qualche news del tipo che forse già il Veneto è con l'R con T più basso e quindi forse... Mi pare sì che avesse detto il presidente Zaia questa cosa, però non trovo conferme per quanto riguarda le aperture, esatto. No, speriamo però. Speriamo che dal primo maggio, cosa potremmo fare dal primo maggio, tutte le sere saremo impegnati. Dici? Io dico di sì. Sì, perché se mi aprono sì. Se aprono tutte le mostre, sì, ne abbiamo una ogni sera da andare a vedere. Sì, peccato perché alcune purtroppo non siamo proprio neanche riusciti a vederle perché le hanno aperte e chiuse quasi in contemporanea. Infatti tra le varie quella mostre... Quella di Chagall ormai è chiusa. No, quella di Chagall è chiusa. Ti ricordi quella di Ligabue a Ferrara l'hanno già anche chiusa. Anche quella lì, esatto. Mentre di aperta ancora, perché abbiamo la notizia che Marco Goldin ha annunciato... Sì, la proroga. La proroga almeno fino al 6 giugno. Sembra che la mostra di Van Gogh a Padova è prorogata almeno fino al 6 giugno al San Gaetano, al centro San Gaetano, per cui si spera di riuscire prestissimo ad andarla a vedere. Ovviamente esatto. Linea d'Ombra ha già comunicato che finché il governo non darà ovviamente notizie più chiare non riapriranno la mostra e non si potrà neanche prenotare i biglietti, perché all'inizio avevano fatto anche questa cosa per cui si poteva prenotare in anticipo, poi sai, apri chiudi e hanno preferito sì, di no. Sì, sì, esatto. Però hanno fatto una bellissima iniziativa, sì. Infatti stasera, il 15 aprile, ore 21, c'è sulla piattaforma Zoom. Sì, perché ci ascolta ovviamente non in replica, ma esatto, chi ci ascolta in onda, in quasi in onda. Il giovedì, esatto. C'è questa bellissima iniziativa che già da un po' che fanno, noi non siamo riusciti a comunicarlo perché ovviamente essendo Rossi non potevamo venire, ma Marco Goldin, il curatore della mostra, ha fatto in questi ultimi periodi delle dirette su Zoom, ovviamente. Mm-hmm. Il costo del biglietto 12 euro, basta iscriversi, loro ti mandano un link, sì. Dove si può insieme con col curatore vedere tutta la mostra. E per chi vuole basta soltanto insomma iscriversi su www.lineadombra.it. E tra l'altro la cosa bella che mi è piaciuta molto, perché io forse non riuscirò a vederla stasera, ci sarà la possibilità di ottenere il giorno successivo la sì. registrazione okay. di tutta la puntata, per cui volendo si può usufruire anche in un momento successivo, non per molto dopo, però insomma... Per alcuni giorni per, viene, sì, per un paio viene di lasciata giorni. La disponibilità. Quindi in attesa di vederla dal vivo si può comunque vederla così, virtualmente con il curatore. Bello, bello, interessantissima anche questa idea. Magari ne parliamo la prossima settimana se riesco a vederla anch'io insieme con chi insomma si sarà prenotato. E poi invece sempre riguardo alla mostra del Roncale, sì. Quando Gigli, Pavarotti e la Callas, teatri storici del Polesine, no? Sui 7 teatri, abbiamo avuto modo di spiegare più volte cosa ci sarà e abbiamo avuto modo anche di parlare di questa iniziativa legata alla mostra, ovvero sì. La presenza delle persone al concerto famoso dei Genesis ad Adria, infatti. Tenutosi in data 6 aprile 1972. Allora, abbiamo news, Roby, hanno scoperto qualcosa? Ci sono novità. Allora, ci sono tantissime testimonianze di persone che hanno parlato, hanno detto io c'ero, mi ricordo che sono passato, sono andato al concerto che era di pomeriggio ed era un grande verso sera, perché ha detto siamo partiti da Rovigo, siamo andati ad Adria in treno, poi quando siamo scesi abbiamo visto dentro un locale che stavano mangiando lì ad Adria i Genesis, e quindi figo, posso dire. Li hanno visti però non si sono avvicinati appunto perché intimoriti. Però riusciamo a intervistare questo signore, che magari lo intervistiamo, non so, magari riusciamo, lanciamo così a recuperarlo, esatto. un appello nell'appello, dai che lo facciamo fatto bene, a farci raccontare questa cosa in diretta, sì. E però appunto mancano le foto e le registrazioni audio ancora, cioè, sono arrivate tante testimonianze che loro sono stati lì, ha parlato anche la persona che per prima che ha lanciato l'appello, no? Che poi è un mio omonimo, si chiama Roberto. Grandissimo. E dice sono il fan detective che ha scoperto che il 6 aprile appunto del 72 hanno suonato i Genesis ad Adria.
perché ha trovato il registro dell'Hotel Stella d'Italia, no? E oltre ad un articolo d'arresto del Carlino che praticamente testimonia questa cosa, questo evento. Quindi fisicamente qualcuno c'è stato, ma sì, non abbiamo foto né registrazioni. Esatto. Quindi al tempo non c'erano gli smartphone. Mannaggia, sono passati i Genesis. Per fare le foto. Ma si può? Speriamo dai che comunque arrivi qualcosa. Speriamo dai, anzi aspetta, ricordiamo, perché visto che c'è un numero di WhatsApp e pure una mail. Ricordiamo il numero, sì. Allora, poi il numero è 351-9356-194. Ok. E la mail è info@arcadia-arte.com. Per cui chi ascoltandoci si ricorda di qualcuno, qualcosa che era presente in quel famoso 6 aprile 1972, sì, scrive ovviamente a questo numero di WhatsApp e anche alle mail, oppure ci contatti, perché noi anche noi siamo curiosi. Siamo curiosissimi. Faremo da tramite. Sì, magari intervistiamo anche qualcuno che ha piacere di raccontarci un po', sì, e chissà che insomma riusciamo a trovare qualcosa, perché porca c'è miseria, non è possibile, Robby, che nessuno, infatti non ci credo, neanche una fotina storta. Una foto di Phil Collins alla pazzesca, stazione, bellissima, no, chissà ad Adria, pensa a te. Molto bello. Bene, dopo c'è praticamente anche la notizia che al Roverella dovrebbe arrivare un'altra mostra che si chiama L'arte dal simbolismo alle avanguardie. Sì. E questa mostra qua dovrebbe rimanere aperta fino a luglio 2021, ma ovviamente anche qui la data di apertura è incerta. Allora, da quello che ho capito io, a parte che è curata da Paolo Bolpagni, sì, è che questa mostra mette in evidenza il legame tra opere artistiche, diciamo, e la musica. Cioè ci sono delle avanguardie, no? Certo. Che sono iniziate già nel XIX secolo, certo, ispirati, cioè degli artisti che ispirati a delle opere, in particolare di Richard Wagner, grandissimo, e del suo Tristano e Isotta, l'epopea del Graal, eccetera, hanno cominciato a fare dei quadri ispirati appunto a queste opere. Che bello, la musica. Stessa che cosa si poi è arrivata con l'immaterialità delle, sì, fughe di Bach, sì, a cui si sono collegate le opere di Kandinsky, Paul Klee ed altri, insomma. E che Rovigo spesso ci sono cioè ci parla di simbolismo e delle avanguardie, sono state, sì, mostre molto molto belle. Però anche questa nell'incertezza dell'apertura, lo diciamo. Speriamo, ecco, presto. E comunque secondo me appena ci mettono gialli qui racconteremo di mostre a go-go. Esatto, poi tu avevi un'altra iniziativa. Avevo un'altra invece iniziativa, che è stata, sì, fatta per i bambini. Intanto io ricordo che a Treviso, ma non possiamo andarci per ora, c'è una mostra, esatto, fino al 30 settembre, questa dovrebbe rimanere. Certo. Quindi ci apriranno, Robby, almeno come l'anno scorso ci hanno aperto a un certo punto. C'è praticamente una mostra dedicata a Renato Casaro, sì, che l'ho scoperto anch'io da poco, purtroppo è un cartellonista, lui è nato nel 35, è ancora esistente, insomma, è l'ultimo cartellonista del cinema. È un signore, ovvero, che ha 90 anni però, Eh sì. Quasi. È nato a Treviso, lui ha fatto tutta la carriera partendo da Treviso, andando a Roma e poi addirittura ad Hollywood. Wow. E realizzava le locandine dei film. Ah. Praticamente ne ha realizzate migliaia ed per questa mostra a Treviso è stata fatta una selezione ovviamente dai curatori, che sono Roberto Festi, Eugenio Manzato e Maurizio Baroni, tre specialisti del settore che hanno visitato l'archivio e hanno selezionato insomma le opere più rappresentative di questo artista che realizzava le locandine partendo da delle foto di scena, certo, a mano, esatto, quindi veramente bravo. Ma complimenti. Non c'era ancora la computer grafica, eccetera. Pensa a te, quindi immagino che dipingesse, artista, disegnasse. Sì, esatto, credo anch'io, insomma, le tecniche fossero queste. Che meraviglia. E torniamo invece a Rovigo e ci fermiamo all'Accademia dei Concordi. È un'iniziativa dedicata ai bambini, la prima è già stata ieri, mercoledì 14, ma ce ne saranno altre, la prossima è il 30 di aprile, poi ci sarà il 12 maggio, il 28 maggio, ma poi vi racconteremo, sono letture e laboratori interattivi per i bambini dai 6 ai 10 anni. Sono appuntamenti gratuiti, ma è obbligatoria la prenotazione, quindi
Scrivete a multispazio@concordi.it oppure 0425279991, ovviamente parlerete con l'Accademia di Concordi, e in realtà insegna, insomma, intrattiene i ragazzi nei panni del detective, quindi i ragazzi si trasformano investigatori. Ecco. E perché tra le pagine dei libri si nascondono dei segreti da svelare, immagini misteriose che aiuteranno a risolvere alcuni casi. Quindi si cerca di, con gli indizi giusti, i colpevoli che hanno lasciato molte tracce. Io quasi quasi mi iscrivo, ma non posso. Sono un bambino, non dico, posso, non eccomi posso. Qua, sono Manola, sono 8 anni. 8 anni, 8 e mezzo. E vengo da Rovigo. Quindi insomma, un modo carino per intrattenere i nostri bimbi. Certo, certo. Dai 6-10 anni, quindi vi racconteremo poi. La prossima è il 30 di aprile. Ok, bellissimo, buono sapersi anche questo per i bambini. Esatto. Bene, abbiamo detto tutto quello che ci eravamo preparati. Bravissimi. Per questa puntata. E quindi... Ah, vi ricordo ovviamente Urbex Portraits. Eccolo qua, del buon Roberto Giannese. Grazie, grazie mille anche per questa bella opportunità, insomma, di far conoscere il mio libretto. È bello, per cui raccontiamolo. D'accordo, e niente, non ci resta che salutare. Ricordiamo la nostra mail radiocalberovigo@yahoo.it per chi volesse scriverci. Sul mio canale Roberto Giannese su YouTube potrete vedere le puntate, insomma, che abbiamo fatto e che faremo, immagino. Esatto. Ormai siamo di nuovo riaperti. Dai, speriamo bene di continuare a questo punto. Quindi diamo già l'appuntamento per la prossima settimana. Certamente. Va bene. Grazie dell'ascolto, grazie Manola. Grazie Roberto. E una risentirci da Radio Colbe, da Ponte Radio. Ciao. 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 Urbex.